Amici, buonasera. Questa sera voglio parlarvi della lampadina smart più economica che ho trovato e che ho acquistato durante gli ultimi giorni di i Prime Day di Amazon, gli ultimi Prime Day di Amazon, alla modica cifra di 5 euro. Avevo pure uno sconto di 1 euro, quindi mi è uscita 4 euro. Ora, la cosa interessante è che risulta compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant e anche l'Apple HomeKit. E vediamo insieme di cosa è dotata questa confezione. La cosa che mi ha sorpreso è la cura, che di solito non c'è in questi device. La cura nel packaging è la presenza di 1, 5, 6. Ben 6 manuali di istruzione. Passando invece alla lampadina, eccola. Classica, bella. Pesante, ma insomma, come giusto che sia, non c'è nient'altro. E parliamo di una lampadina che consuma 8,5 watt e dovrebbe essere però, siccome è una lampadina LED, equivalente a una lampadina standard di 60 watt. Passiamo adesso all'app, vi faccio vedere com'è l'app. Dicevamo, passiamo all'app che è indicata qui, proprio sulla cover delle istruzioni, e vi lascio da parte le istruzioni, e quindi passiamo a scaricare l'app, app che troviamo facilmente sullo store, io l'ho già installata, l'apriamo e seguiamo tutti gli step che ci vengono indicati. Quindi, sottolineo che funziona solo con la rete a 2,4 GHz, quindi vabbè, dovrebbero essere le più diffuse. Comunque le nuove hanno la doppia banda. Qualora abbiate attiva la banda 5, vi consiglio di solo la 5, vi consiglio di abilitare pure la 2,4. Quindi dicevamo. Avanti, ok. Consenti sempre. Ho già collegato la lampadina ad un supporto, quindi lui la rileva, l'ho collegata e l'ho accesa. Quindi, per completare questa procedura è necessario preventivamente collegare la lampada alla presa e accenderla. Si accende subito la luce. Quindi, scusate, inserisco la mia password. Vediamo un po' di consensi e vediamo che succede. Vi ricordo, stiamo parlando di una lampadina smart pagata ben 5 euro. Come avete visto, la luce si è spenta e poi si è riaccesa subito. Attendiamo. Di nuovo. Perfetto, la luce è stata connessa correttamente. Vediamo, diciamo che la luce in casa, soggiorno, vabbè, mi interessa poco. Perfetto, impostiamo, abbiamo anche la possibilità di impostare uno dei due assistenti direttamente dall'app. Proviamo in questo caso per esempio Alexa. E qua ci riporta tutte le istruzioni, quindi è necessario,
aggiungere la lampada direttamente dalla palestra, però magari questo passaggio ve lo salto, lo faccio dopo. Proviamo invece a verificare com'è possibile gestire la lampada direttamente dall'app. Quindi la possiamo spegnere. Non so se notate, sì, notate come cambia la luminosità del video perché c'ho la lampada proprio qui vicino. Poi magari vi faccio una ripresa con la lampada davanti. E possiamo regolare i livelli di intensità della luce. Molto carino. Bene. La spengo, la riaccendo, passiamo ad Alexa. Com'è possibile aggiungere la luce con Alexa? Quindi andiamo su dispositivi, aggiungiamo una lampadina. Dispositivo e questo si chiama, questa è una lampadina e si chiama LIFX. Come vedete, è uno dei primi dispositivi che viene trovato. Quindi continuiamo. Dal momento che rileva già l'installazione dell'app specifica, ci permette direttamente di abilitare la skill Alexa. Aspettate che accedo. Autorizza, vediamo, perfetto. Adesso lasciamo Alexa cercare il device. Trova il dispositivo, lo configuro. Diciamo in questa fase lo salto che non mi interessa. E tra i miei dispositivi, come vedete, adesso c'è la mia lampada e quest'altro dispositivo LIFX. Quindi provo a chiedergli di spegnere questo dispositivo. Alexa, spegni LIFX White 617CF3. Alexa, spegni l'IFX. Intendi lampada? Sì. Grande. Non ha beccato questo, ha beccato lampada. Quindi magari rinominiamo questo dispositivo e lo chiamiamo lampada 2. No, perdono, scusate. Quindi vediamo che succede adesso. Alexa, spegni lampada 2. Perfetto. Alexa, accendi lampada 2. Alexa, accendi lampada 1. Intendi lampada? Sì. Perfetto. Quindi abbiamo visto come è possibile configurare il dispositivo LIFX, difficile da dire, per essere utilizzato con la propria app e in più come è possibile associare anche
questa app, quindi l'account Lifx all'app Alexa, e come Alexa poi è in grado di gestire tranquillamente e velocemente l'accensione e lo spegnimento della lampada. In più, come avete visto, abbiamo modo di modificare l'intensità della luce direttamente dall'app Lifx e in teoria anche da Alexa. Proviamo. Alexa, imposta lampada 2 al 50%. Perfetto, ha abbassato la luce. Quindi diciamo che abbiamo effettuato un test a tutto tondo, abbiamo verificato la connettività con Alexa, l'associazione con Alexa, e tutto sembra funzionare per bene, anzi non sembra, funziona per bene. Spero di esservi stato utile e magari vi lascio il link di questa lampadina smart super economica direttamente nei commenti. Aggiungo un'altra cosa, come se ci fosse bisogno, magari era già chiaro, però non è necessario l'hub. Abbiamo quindi configurato il tutto direttamente con Alexa senza bisogno di nulla, semplicemente tramite Wi-Fi. Amici, vi saluto e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti!